Signore e signori, benvenuti in questo nuovo monthly vlog. Prima che cominci il video, come sempre, vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare la serie, iscrivervi al canale e lasciarmi un commentino scrivendomi che cosa ne pensate. Bene 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 signori, come state? Bentornati in questo nuovo monthly vlog. Era da tantissimo tempo che non lo facevo, monthly vlog di giugno che esce a fine giugno e dove vi voglio parlare un pochino di cose tanto interessanti. La prima è che ci sono due inquadrature, quindi la prima qua e la seconda, molto interessante, molto carino. Uno è con il computer, l'altro invece è con il telefono, quindi la qualità è comunque diversa. Fatemi sapere se questa doppia inquadratura vi piace e vi può interessare. Di cosa vi voglio parlare in questo monthly vlog? Signori, vi voglio parlare di una cosa tanto interessante, ovvero degli acquisti che ho fatto, dei consigli che vi voglio dare. Ho iniziato a vedere qualche anime interessante, qualcuno me lo sto portando avanti, è molto carino, magari vi lascio il titolo qui a schermo perché è molto figo. E però voglio raccontarvi un pochino di quelle che sono le cose che sto leggendo nell'ultimo periodo, che cosa sto facendo, e da un po' che non faccio un vlog dove parlo un pochino di quello che mi succede, no? Quindi perché no, possiamo anche farlo ogni tanto. E quindi, che cosa sta succedendo? Ho iniziato a vedere un po' di serie TV e mi sono spulciato praticamente tutto Game of Thrones, tutta la Casa di Carta, e poi abbiamo anche visto tutti gli Harry Potter, è molto importante questa cosa, adesso vi spiego anche il motivo. Abbiamo visto Animali Fantastici e Dove Trovarli, e tutti e due, in attesa chiaramente anche del terzo. E abbiamo deciso una cosa interessante, ovvero prendere un cimelio ogni volta che terminiamo una serie TV o comunque un pacco di film, è una roba così. Ed infatti, che cosa abbiamo fatto? La primissima serie che abbiamo visto forse è stata Game of Thrones, diciamo, una di quelle più importanti. E infatti di Game of Thrones che cosa abbiamo? Abbiamo comprato il puzzle, eccolo qua, che ve lo faccio vedere, il puzzle di Game of Thrones da 1000 pezzi con la mappa di Westeros, che potete trovare sul sito Mondadori, ed è veramente veramente figo, è molto bello. E tra l'altro 1000 pezzi è un 70x50 e ci sta molto molto bene, è molto carino. Lo abbiamo anche tra l'altro incorniciato perché l'abbiamo finito praticamente qualche giorno fa. Poi abbiamo finito quindi di vedere Game of Thrones. Cosa ti prendi? Il primo libro di Game of Thrones, quindi il Trono di Spade. Trono di Spade che stiamo leggendo, quindi un gioco di troni, è il primo di... adesso non voglio dire cavolate, però è il primo di 5 libri e sono i 5 su cui fa riferimento alla storia circa. Gli altri due non sono ancora usciti e usciranno forse, non sappiamo quando, ma non ci rompo tutto. Ma non ci siamo fermati solo qui, perché abbiamo fatto il puzzle, abbiamo comprato il primo libro, abbiamo preso anche, signori, il Funko Pop di Jon Snow. Fighissimo, perché volevamo iniziare un pochino... me lo metto... non lo potete vedere, lo lascio così. Volevamo iniziare una piccola, mettiamola così, qualcosa, no? Una piccola collezione di Funko Pop, però non volevamo comprarli così a buffo, no? Quindi abbiamo deciso di prenderli appunto come cimelio per le serie TV che vedevamo. Il primo è stato Jon Snow che abbiamo acquistato insieme ad un altro, come vi avevo detto prima, il caro buon vecchio Harry Potter vestito per il torneo Tre Maghi. Molto carino, molto bello. Tra l'altro adesso faccio un sacco di pubblicità, tra l'altro da GameStop i Funko Pop adesso costano 10 euro, quindi quelli diciamo tra virgolette normali, quindi li potete trovare lì e sono molto interessanti, e questo è uno di quelli. E sempre dalla Mondadori, visto e considerato che abbiamo visto La Casa di Carta, abbiamo comprato Berlino. Adesso non so quanti di voi hanno visto La Casa di Carta, però c'è stato un errore, perché noi avevamo preso questo Berlino qua, vedi, questo, senza maschera. Che è successo? Che ci è arrivato Berlino con la maschera. Ora dici, ma che schifo, c'è la maschera di da lì, però c'è scritto, vedi, c'è scritto qua Limited Edition. Che significa Limited Edition? Significa che questo noi l'abbiamo pagato come il Funko Pop normale. Adesso magari qualcuno di voi che anche ne capisce un po' di più me lo saprà dire. L'abbiamo pagato come Funko Pop normale,
Però c'è arrivata la limited edition, che costa forse 3-4 volte più di quello. Abbiamo preso non solo oggettistica, ma anche tanti fumetti. E alcuni li avevo comprati, anche alcuni libri, discreti libri, tra i quali Game of Thrones. E uno di questi, signori, se non mi seguite su Instagram, seguitemi, perché ho fatto vedere questo. Questo è 13. Per chi non lo dovesse sapere, tra l'altro c'è un gioco che molto probabilmente arriverà sul canale e vi racconto rapidamente la storia di 13. Questo signore qui è un signore che si sveglia tutto d'un tratto senza memoria e viene incolpato di aver ucciso il presidente degli Stati Uniti. Tra l'altro è praticamente sulla falsariga dell'uccisione di Kennedy. Però l'unica cosa che lui sa è che sulla clavicola c'è il tatuaggio con scritto appunto 13. Molto interessante, se avete la possibilità leggetelo. Se avete la possibilità di giocare al gioco, non giocatelo, perché dovete vederlo da me quando lo farò. Poi che cos'altro abbiamo comprato? Ah, questa è una cosa bellissima. No, questo è un coso gratuito che abbiamo preso semplicemente dalla fumetteria. Signori, allora qui c'è della lore, qui c'è da spiegare proprio della lore, perché ho trovato i primi due numeri di Thor. Ecco qua, guardate, c'è Thor, i Vendicatori, la leggenda, eccolo qui, ve lo faccio vedere, e c'è anche il secondo, i Vendicatori, c'è il primo e il secondo, quindi questo è il primo, eccolo qua, e questo è il secondo. Adesso che cosa voglio fare? Voglio comprare il Mjolnir e metterlo praticamente sopra ai primi due numeri di Thor, perché è fighissimo. Tra l'altro non li ho nemmeno aperti, perché secondo me questi non si aprono, cioè semplicemente si tengono, oppure li leggo e poi li devo incelofanare di nuovo. Però figo, cioè i primi due numeri di Thor probabilmente non potevano mancare, insomma, in una collezione. Un'altra cosa tanto importante, tanto interessante, signori, è il primo numero di Batman. Adesso io della DC non ci capisco assolutamente nulla, però questa cosina qua meritava di essere presa, perché al modico prezzo di 5 euro abbiamo preso il primo numero di Batman. Ora, che cosa ha questo di bello? Che cosa? Semplicemente questo, ve lo spiego. Praticamente Batman, in questa copertina qua, chiaramente non c'entra niente con la storia, si lancia dalla ghirlandina. La ghirlandina è praticamente una torre che si trova qui a Modena, e quindi il fatto che ci sia la Panini a Modena, hanno fatto appunto questa copertina dove Batman appunto si lancia dalla ghirlandina, e quindi è praticamente un pezzo da collezione. Fighissimo. Se volete, non so se ancora, credo di sì, c'è la possibilità di comprarlo, costa 5 euro. La storia, non ci ho capito niente, perché secondo me è un multiverso diverso, un qualcosa di diverso. Però ve lo consiglio solo perché si lancia da un monumento italiano, che è appunto la ghirlandina. Poi passiamo adesso invece a quelli che sono i libri, perché ho comprato, tra l'altro, il primo numero di Shadowhunters. Shadowhunters, The Mortal Instruments, Città di Ossa. Vi dico rapidamente di cosa parla Shadowhunters. Shadowhunters praticamente è la storia di Claire, che non si ricorda niente della sua vita, pensa che fino a quel giorno, fa 18 anni appena inizia il libro, fino a quel giorno lei ha vissuto in un'ampolla di vetro, e si scopre che esistono mostri vari, robe varie, no? Adesso senza starvi a spoilerare tutto, entra in questo mondo. Lei è una di quelle che può fare delle cose incredibili, ma non lo sa, ha paura di tutto, si innamora di chiunque la guardi negli occhi per più di 3 secondi. Però è interessante, perché la storia gira attorno a 15 libri, probabilmente ho preso il primo, gli altri introvabili della stessa collana hanno cambiato, adesso ce n'è un altro. È interessantissimo, perché che altro abbiamo preso? Abbiamo preso i primi tre numeri di Sherlock, perché signori, se non lo sapete, esistono i tre numeri di Sherlock, che sono basati, cioè si basano fondamentalmente sulla serie TV che io ho visto e che ho, tra l'altro, ho rivisto e che so praticamente a memoria. E sono Il Grande Gioco, anzi ve li dico in ordine: Uno Studio in Rosa, il primissimo, che tra l'altro è anche il primo caso di Sherlock Holmes, caso strano, anche diciamo dei romanzi, no? Di Conan Doyle, è il primo,
e quindi uno studio in rosa, dove tra l'altro fa la conoscenza di Watson, e conosciamo un attimino uno Sherlock Holmes molto freddo che poi cambia man mano che andiamo avanti con le stagioni. Poi c'è il banchiere cieco, la puntata praticamente meno vista di tutta la serie, una noia mortale. E poi abbiamo il grande gioco, quindi dove fa effettivamente la sua prima comparsa James Moriarty. James Moriarty, che sappiamo è il Napoleone del crimine ed è l'antagonista per antonomasia, insomma, di Sherlock Holmes. Poi rimaniamo nel campo della letteratura inglese, perché ho preso insieme a Shadowhunters, perché c'era il 2x1, quindi 10 euro per prendere due libri. Prendeteli, perché potreste trovare dei libri interessanti. Io per esempio ho trovato Shadowhunters, che è molto carino, e ho preso questo qui, Agatha Christie, Assassino sull'Orient Express, che ho visto un po' come Dieci piccoli indiani, l'ho visto, rivisto, l'ho visto forse anche in russo, ho giocato al gioco, ho visto la serie TV di due puntate che hanno dato sul canale 9 un paio di anni fa, memoria anche quello. E ho preso Assassino sull'Orient Express. Assassino sull'Orient Express praticamente parla di un assassino. C'è stato anche un film con Johnny Depp ultimamente, no, non è nuovissimo, però comunque c'è stato. E praticamente c'è Hercule Poirot su questo treno. Muore una persona X, bisogna capire chi è stato ad uccidere. Ultimo, ma non ultimo, solo perché siamo arrivati praticamente alla frutta, anche dal punto di vista, insomma, della storyline. Sebbene io abbia preso gli ultimi tre numeri, poi ho gli altri, però sono semplicemente da portare su da Bari. E gli ultimi tre usciti, perlomeno qui in Italia, di The Promised Neverland. Solo che ve l'ho messo al contrario, non vedete mai niente nella vostra vita. The Promised Neverland. Allora, abbiamo, senza che vi sto a spoilerare niente, abbiamo il numero, questo in realtà non ha dei veri e propri titoli, il numero 13, il numero 14 e il numero 15. Storia interessantissima, ve la spiego magari per chi non dovesse conoscerla. The Promised Neverland è la storia di alcuni ragazzini che si trovano in un orfanotrofio, ma non è proprio tutt'oro quel che luccica. Quindi questo è l'incipit, se volessi spiegarvi veramente con pochissime parole The Promised Neverland, probabilmente utilizzerei questo metodo qui, però non posso dirvi più niente. Tra l'altro, se non volete comprare i libri, cioè se non volete comprare il fumetto, su Netflix o anche un pochino a umma ci sono le puntate. Io vi consiglio di vederlo, circa siamo intorno al quinto libro, probabilmente lì sono 12 puntate, ci sono sia in lingua originale sia in italiano. Io ve lo consiglio tantissimo in lingua originale, perché è molto molto figo. E credo di aver finito, non ci dovrebbe essere più nulla. Mi è tornato qualcosina da Bari, quindi due mazzi di Keyforge, tutti mi è tornata l'Xbox, bellissimo. E quindi, signori, io vi ringrazio per essere rimasti qui in mia compagnia. Spero che questi acquisti vi siano piaciuti. Fatemi sapere qual è quello più interessante secondo voi, e ci rivediamo il mese prossimo per i prossimi acquisti. Quindi, grazie mille per essere rimasti, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!